riteniamo che sia il ministro che debba intervenire bloccando questo tipo di sperimentazione. Secondo me noi oggi dobbiamo andare lì per chiedere delle carte che ci negano da un anno. Questa è la prima cosa. Ci sono delle incongruenze rispetto a quello che è tutto il processo di autorizzazione e ci sono dei requisiti che non sono stati rispettati. E oggi incontreremo il Ministero per chiedere la revoca dell'autorizzazione. Abbiamo ottenuto che le autorizzazioni possano essere riviste e che l'accesso ai dati che fino a ieri inutilmente abbiamo richiesto finalmente possa essere garantito sia secondo legge sia secondo un principio di trasparenza che sappiamo a questo ministro sta molto a cuore. In questo secondo incontro abbiamo avuto un'informazione molto importante. La data dell'esperimento sembra essere posticipata da ottobre a gennaio 2020. È un segnale positivo. È una campagna difficile, molto impegnativa, però mi sento sempre appoggiata e con le spalle protette, per cui vi volevo ringraziare e speriamo di dare un lieto fine a questa storia.